Gianni Caprara, hai richiamato tutti alla calma durante la partita, ma come si fa a restare calmi durante una gara così? Non te lo so dire, perché io di solito non sono molto calmo, però oggi sono riuscito a esserlo, almeno a parte il secondo set dove ho perso un po' la pazienza, perché vedevo che le giocatrici avevano ripetuto lo stesso errore di gara 1 nel secondo set, dove fanno fatica a stare in partita quando l'altra squadra gioca bene, invece bisogna continuare a giocare. Poi come l'altra volta sono state brave poi nel terzo, quarto, quinto set, però bisogna stare molto attenti, perché Conegliano ha alzato il livello ancora una volta, perché mentre in gara 1 i tre set che abbiamo vinto noi li abbiamo dominati, questa è stata una partita molto differente, seppure con lo stesso risultato, ma molto differente, perché Conegliano ha alzato il proprio livello nel terzo, quarto, quinto set pur perdendoli, però è stata ancora più attaccata la partita. E quindi mi aspetto che in gara 3 sarà molto molto difficile, perché questa è una squadra giovane che quindi man mano che gioca impara sempre di più, che non ha niente da perdere, quindi gioca sotto senza pressione e che gioca bene a pallavolo, perché se giocasse male ovviamente i primi due requisiti non sarebbero sufficienti. Ma voi fate apposta a partire sotto 2-0 per poi tentare e riuscire, ecco, a rimontare? Purtroppo è successo così, però spero che magari la prossima partita riusciamo a cominciare a giocare un po' prima, mi auguro, per la mia salute più che altro. Ti dico questa statistica che già saprai: quarto tie break che giocate nei playoff e quarto tie break che vincete. Non ha importanza, nel senso che prendiamo atto di questa cosa, sappiamo che la mia è una squadra esperta di giocatrici che hanno già vinto tanto in carriera, però non significa niente quello che hai fatto nel tuo passato, significa quello che dovrai fare domani e dopodomani. Questa è la cosa più importante, per cui dobbiamo stare molto concentrate, ripeto, perché Conegliano oggi ha alzato l'asticella del proprio livello. Sono molto bravi, perché ogni partita che giocano stanno imparando sempre qualcosa in più. Hai detto che Conegliano ha alzato il proprio livello di gioco anche nei set in cui ha perso, vuol dire che voi l'avete alzato ancora di più. Vuol dire che noi siamo una squadra molto molto tosta, difficile per tutti. Io ribadisco il concetto, credo che questa squadra qua in Europa avrebbe potuto giocarsela, non dico vincere, però giocarsela alla grande sicuramente. Adesso fra 48 ore avrete il primo di tre match point in casa vostra, il primo in casa vostra, il secondo eventualmente a Villorba e il terzo ancora a Piacenza. Non sto pensando ai match point adesso, sto pensando a ricaricare le batterie io per primo, per poter poi aiutare la squadra fra due giorni.